Scatena l'Arte è una mostra inaugurata oggi a Signore, che sarà aperta fino a tutto gennaio. Palazzo Callas ovviamente è la sede principe per questi eventi. I protagonisti sono i simionesi, simionesi che attraverso le loro così, cose d'arte riescono a inventare qualcosa. Mauro Carozza, assessore alla cultura e al turismo, ci spiega un po' l'arte dei suoi concittadini, simionesi artisti. È una tradizione lunga, siamo ormai alla 12ª edizione, è la seconda volta però che la mostra coincide con le feste natalizie. Gli artisti di Simione, scultori, fotografi, pittori, poeti, riempiono queste stanze con le loro opere. Quest'anno l'innovazione sta nel fatto che vi è una immagine di ognuno di loro, quindi ognuno può visivamente anche riconoscere gli artisti che hanno addobbato queste sale. Qui siamo nella sala della poesia, abbiamo anche i poeti. L'allestimento è un pezzo, un tocco artistico in aggiunta perché è straordinario. Abbiamo voluto rendere onore ai sirmionesi che rendono ancora più ricca questa terra. Quindi visitatori e anche residenti durante le feste natalizie possono vedere una mostra unica e originale e sicuramente molto gradevole. Non solo artisti nelle fotografie, perché ho visto che anche gli amministratori sono immortalati con il centimetro dietro, non so se è reale o se è finto. Siamo tutti immortalati perché questo è frutto di un gioco di squadra. Insieme abbiamo pensato a questa iniziativa, insieme l'abbiamo organizzata e la cosa bella è l'entusiasmo che ha scatenato. Si intitola la rassegna Scatena l'Arte, ma prima di tutto abbiamo scatenato l'entusiasmo di questi 40 artisti che hanno aderito e li ringraziamo per l'entusiasmo, ripeto, con cui l'hanno fatto, perché la mostra è veramente di grande, grande qualità. Ecco Mauro, ricordiamo anche però gli altri eventi che ci sono, la mostra rimane aperta a fine settimana qui a Palazzo Callas, come dicevamo, ma ci sono anche gli appuntamenti con le operette che stanno ricevendo grande successo. Non c'era dubbio che non avesse successo gli operette. Sì, torna l'operetta, la seconda serata è il 28, sabato 28, due spettacoli, li abbiamo sia al pomeriggio che alla sera, ma sempre per parlare di sirmionesi abbiamo tre esibizioni dei nostri cori riuniti, il Gran Coro Sirmionese che allieterà in occasione delle feste natalizie con altrettanti concerti nelle varie chiese e poi abbiamo il Lugana che farà una sua serata principe il 27 di dicembre, abbiamo anche l'incendio del castello che torna, i fuochi artificiali il 5 di gennaio per chiudere in Lugana il 6 di gennaio con il tradizionale incendio della Befana della Vecchia. Quindi divertimento per tutti, grandi e piccini, vin brûlé, panettone Pandoro e poi l'Epifania, tutte le feste le porta via e cominciamo a pensare alla stagione 2020. E intanto cominciamo a farci gli auguri di Buon Natale e Buon Anno, insomma. Sicuramente, auguri di Buon Anno e Buon Natale a voi, a tutti i vostri spettatori, con l'augurio di pace e di sincerità, ma di rivederci presto con le prossime iniziative. A Sirmione.